Nome: Virginia. Cognome: Raggi. Data di nascita: 18 luglio 1978. Ho 34 anni. Professione: Avvocato. Le tue passioni: Le mie passioni sono tante e dipendono dal fatto che sono una persona molto curiosa nei confronti della vita, per cui mi piace leggere, mi piace camminare, mi piace nuotare, ma soprattutto mi piace incontrare persone e scambiare con le persone che incontro una parte della mia vita, una parte delle mie esperienze e confrontarmi per poter far nascere nuove idee e nuove sinergie. Soprattutto mi piace poi giocare con mio figlio perché ha una fantasia sfrenata e inventa dei mondi meravigliosi nei quali è bellissimo perdersi. Le tue priorità nella vita? Le mie priorità nella vita, in questa fase della mia vita, ovviamente ruotano intorno a mio figlio. Mi piacerebbe potergli dare un futuro solido, felice e nel quale ci sono speranze concrete di realizzazione per lui. Quindi la mia priorità è quella di costruire per lui, per tutti gli altri bambini e per le generazioni future, un mondo nel quale valga la pena vivere. Perché sei nel movimento? Sono nel movimento per realizzare questo. Ho provato a farlo attraverso associazioni di volontariato, attraverso comitati di quartiere, ma mi sono sempre scontrata con la realtà, che è quella nella quale se non si conosce il politico o l'amministratore o il funzionario che può risolvere una situazione, di fatto tutte le energie dei cittadini a un certo punto vengono necessariamente bloccate. Ecco, secondo me non è così che deve andare la politica. La politica deve essere al servizio dei cittadini e quindi il movimento, secondo me, può riuscire a scardinare questo stato di cose e portare i cittadini all'interno della politica. Se dovessi essere eletto consigliere comunale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? Se dovessi essere eletta consigliere comunale, il mio ruolo e la mia funzione sarebbero proprio quelli di portare la voce e le esigenze dei cittadini all'interno delle istituzioni e allo stesso tempo far conoscere a tutti i cittadini che non entrano nelle istituzioni, che rimangono fuori, far conoscere quello che accade, quindi operare da un lato la trasparenza e dall'altro la partecipazione. Dimmi tre cose urgenti da risolvere nel comune. Roma è una città, a mio avviso, molto molto bella per i turisti, ma molto molto dura per i cittadini. Per cui è necessario assolutamente ricominciare a costruire Roma intorno ai cittadini. Per far questo però è necessario trovare i fondi che sembrano mancare sempre, quindi è necessario poter esaminare il bilancio, andare a tagliare gli sprechi e recuperare risorse che potremmo impiegare per i servizi al cittadino, quindi dai trasporti agli asili nido, al ripristino del verde, alla manutenzione delle strade e dell'arredo urbano, ma anche per pagare i creditori e i fornitori del Comune di Roma che al momento sono allo stremo e quindi far ripartire l'economia anche da questo punto di vista. Un pensiero in libertà. Il mio pensiero va a tutte le persone che vogliono fare qualcosa ma non sanno come farlo o hanno paura di buttarsi. Io dico buttatevi, lanciatevi, entrate nel movimento oppure partecipate ai comitati di quartiere oppure alle associazioni, ma mettete un pezzetto della vostra vita al servizio degli altri.